Vicepresidente Lolli, oggi in FATER si parla di sostenibilità, di buona impresa, un progetto, questo la carta di Pescara, sicuramente importante. Insomma, io sono molto orgoglioso, diciamo impegnato, perché è un po' la prima volta che in Abruzzo si riesce a creare una rete così consistente tra tutte le università, i centri di ricerca e tutte le imprese principali. E ci stiamo dando una strategia. Lo facciamo insieme, questa è la parola chiave, perché una strategia di politica industriale innovativa come questa non è che se la può dare la regione da sola, deve mettere in campo i protagonisti, affidare a loro, naturalmente poi riservandosi di fare la sua parte, certo. E noi stiamo scegliendo di far diventare il territorio abruzzese, che è un territorio bellissimo dal punto di vista naturalistico, ma anche per fortuna ricco di imprese importanti, il posto d'Italia in cui si spinge di più sulla sostenibilità industriale, sulle imprese sostenibili. Sostenibilità significa ricerca, non solo procedure, significa tecnologie, innovazione, e noi sosterremo, la carta di Pescara questo rappresenta, sosterremo finanziariamente, economicamente, fiscalmente, come contenuti procedurali, come accesso ai bandi, le imprese che si mettono in questa traiettoria. Però il vicepresidente Lolli nella vita di tutti i giorni si occupa invece di quelle vertenze che purtroppo vedono tanti abruzzesi perdere quotidianamente il lavoro. Questa battaglia non può essere fatta solo difendendosi, si può fare solo attaccando anche, cioè contemporaneamente noi dobbiamo spingere le imprese più importanti, più forti, perché nella forza delle imprese che possono crescere c'è anche una parte delle soluzioni per le imprese che stanno in difficoltà.